Allora, buonasera a tutti e benvenuti questa sera in questo secondo incontro al Giardino dello Stradino. È uno spazio verde poco conosciuto a Nizza, che però come ERCA abbiamo avuto il piacere di rinnovare il comodato con il comune, scoprendo che in realtà era uno spazio già con, avete curiosato e qualcuno se sicuramente se ne ricorda, già qualche elemento dell'ERCA, sia posizionato a suo tempo dal presidente Renzo Pero, da quel gruppo di fondatori. Questa sera chiacchieriamo anche di cultura, anche di storia, col dottor Fausto Solito, e ha fatto un lavoro, Fausto fa un lavoro importante e continuativo con le fiere dei bestiami delle nostre parti. E questa sera proviamo invece però a parlare specificamente di questo lavoro. Io mi siedo e chiedo subito a Fausto come nasce questo lavoro. Va bene, intanto buonasera a tutti, grazie dell'invito, molto volentieri, in un posto che poi, detto tra noi, è stato anche il mio posto, perché ci ho lavorato tantissimi anni, ci ha lavorato prima di me alcuni colleghi, ma prima ancora, pensate, un grande veterinario, che poi è mancato giovane, che qualcuno l'ha conosciuto sicuramente, che era il dottor Mario Udo. Era un'istituzione effettivamente di questo posto e tutto. Io lo ricordo vagamente nel 78, 70, no, lui è mancato ancora prima, nel 75. E qui era proprio la casa del veterinario, perché tra l'altro lui abitava anche proprio lui. Io ci ho lavorato appunto un po' di tempo, quindi ben volentieri in uno spazio che conosco molto bene. Beh, intanto come nasce questo libro? Cioè, intanto era un sogno nel cassetto, premetto che, come avete visto, è un libro scritto a tre mani, nel senso che ci sono anche due esimi colleghi, di cui uno è un professore universitario, tutti e due professori universitari. E la mia, cioè nel senso che io così mi sono trovato, come si suol dire, nel posto giusto, nel momento giusto. Perché un bel giorno mi telefona il professor Guarda, tanto per intendere il professor Guarda, novantenne, docente di anatomia patologica e presidente della Società Europea di Anatomia Patologica, tanto per intendervi chi era il professor Guarda, era il Veronesi della situazione, tutti conoscono Veronesi, noi non lo facciamo. Un bel giorno il professore mi telefona e mi dice: oh, so che ti stai occupando, così, stai facendo delle ricerche storiche sulla razza bovina piemontese e sul bue, noi stiamo scrivendo, se hai piacere di incontrarmi, poi ne parliamo, c'è anche Davide Piacini che è un altro amico, e vediamo di mettere giù un libro, eccetera. Io ho detto volentieri, professore, vengo ben volentieri. E la prima volta che l'ho visto, nel senso che dopo tanti anni, l'ho visto e gli ho ricordato una cosa molto, molto semplice. Ho detto: professore, lei era tremendo, negli esami era una cosa impressionante, nel senso che ne bocciava così, io ho studiato tantissimo anatomia patologica, sono passato per rotto dalla cuffia, cioè non ero proprio il secchione di turno, ma mi aggiustavo. Mi ha fatto veramente, mi ha fatto morire, poi ci sono passato, lo vedo, da noi all'università era in Via Nizza a Torino, di fronte c'era un bar dove tutti i docenti andavano, me lo ritrovo lì e gli dico: professore, guardi, con tutta la buona volontà avevo dato tutti gli esami, perché erano diversi esami, non dovevo più dare esami. Gli ho detto: professore, guardi, le posso dire una cosa, le pago volentieri il caffè o cosa prende, però io non la voglio più vedere davanti agli occhi, abbia pazienza, mi ha fatto tribolare una vita, anni. Passano 47 anni, non uno, e scriviamo un libro assieme. Per cui non bisogna mai dire mai. Ci ha messo un po' di tempo, però poi alla fine ti ha premiato. Mi ha premiato. Ma lui si ricordava di essere stato... Cioè, certamente, okay. Perché mi dice: quante volte hai dato l'esame? Una. Dice: impossibile. No, l'ho dato una volta sola, è impossibile. Detto questo, questo libro poi nasce così, da diverse ricerche storiche, infatti è una bibliografia molto importante, e nasce per lo più dalla mia passione che dagli anni prima, io nel 72 o 73 ho iniziato veterinaria, e pensavo che io volevo fare, poi fece mia sorella e lo dice, volevo fare veterinaria, cioè nel senso, sai quando ti dicono cosa vuoi fare da grande, ma già vorrei fare il veterinario, e quella è stata una cosa, e ci sono effettivamente riuscito, e di lì in avanti ho cominciato a lavorare
vecchio veterinario, nel senso inteso di quel veterinario che non stava in ufficio come adesso, che purtroppo tutto è cambiato, ma erano quei veterinari che andavano giorno e notte su queste colline, Langa, Monferrato, e di lì ho cominciato ad ammirare proprio questi territori, ma non solo questi territori, ho cominciato ad ammirare anche la cultura contadina, perché tutte le volte magari mi ci trovava, qui parliamo intanto, facciamo subito per chi non lo sa, Nizza Monferrato negli anni 75-80 era un territorio dove c'erano ben 5.000 capi di bestiame, d'accordo? Attenzione, sto parlando, faccio un esempio, 40-50 anni dopo ci sono ancora 300 capi di bestiame, ok? Quindi è stata una cosa incredibile, no? Quindi tutte le case, tutti avevano la stalla, e allora il veterinario oltre a fare i comi d'istituto andava anche in casa, magari faceva due chiacchiere con delle persone più anziane, i vecchi di una volta, quelle persone che, pensate, si sedevano nella stalla sulla bala di fieno, si mettevano lì e quando un animale stava bene cosa facevano? Contavano quanto ruminava. Perché? Perché fisiologicamente il bovino deve ruminare 42 volte al minuto, ma lì per far quello bisognava star lì. E allora comincia ad esserci un rapporto incredibile, no, con queste persone che io veramente ho sempre seguito e sempre ammirato, e mi raccontavano e io immagazzinavano quello. L'animale era uno di famiglia, l'animale e tu in qualche modo facevi parte di quella famiglia. Esattamente, e lì nasce questa mia volontà di conoscere questa razza piemontese, perché passiamo di lì. Dovete sapere che noi abbiamo una razza, che adesso senza, poi per carità, una delle migliori razze al mondo, non in Italia, al mondo. E quindi io ho cominciato a studiarla, a raccogliere, a scrivere qualcosa. Poi ad un certo punto siamo arrivati al libro, io ho messo giù un po' di roba, tant'è che poi quando così ho detto a qualcuno, era settembre, ottobre, guarda che uscirà il mio libro, il mio professore di filosofia e storia, tuttora vivente, che si chiama Mario Rivera, tanto per intenderci, mi dice: ma sei sicuro di aver scritto un libro? E mi guarda, dice: ma guarda che in dialetto, scusate, te in sicuro, ne scuola, che era in sicuro, ci mancherebbe. Io I temi, chi te li faceva? Mia sorella, eccolo lì, ed è quello, perché io l'italiano non volevo niente, e a quel punto gli dice: ma come hai fatto a scrivere un libro tu che non sei capace a scrivere? Ma per carità, ho trovato due persone, io davo le bozze, davo tutto, e loro mettevano, per cui facendo quello siamo arrivati ad avere questo sogno nel cassetto, che effettivamente parla di questa storia, la storia del bue. Perché poi il bue, non il vitello e la vacca? Perché se noi facciamo una piramide arriva al bue, cioè è il coro più importante che noi abbiamo, nel senso che vitello, manzo, vacca e bue. Ecco perché poi il bue nella storia, uno poi nel libro viene più volte menzionato, storia, arte, eccetera, eccetera, e siamo arrivati a scrivere questa riva, che nei quali non me ne sono accorto, perché poi io avevo diversi testi storici, di cui anche grazie all'amico, e di lì mi sono fatto una bella raccolta, e lì in avanti sono riuscito a mettere giù questi appunti e a descrivere questo animale. Okay. Una domanda, c'è già lettura o no? Okay. Tranquillo, Fulvio. Ma la domanda interessante per provare a chiarire qui è: se puoi raccontarci la particolarità di questa razza piemontese, perché capita tanto di sentirne parlare, ma un pochino in questi periodi tra enogastronomia eccetera ce la cantiamo, ce la suoniamo. Invece a me è capitato veramente, ero ospite a Venosa in Basilicata a presentare un libro: ah sì, voi avete le carni buone, ho detto ah, allora se me lo dicono in Basilicata allora ci credo. Per descriverlo, ma per profani, come si può raccontare? Beh, intanto allora, questa razza piemontese, che se ne parla già negli anni 500, 1500,
così come genotipo, nel senso che come incroci vari, nasce addirittura 30.000 anni fa, c'è tutta una storia, ma la vera razza piemontese arriva dopo il 1886, dove la razza piemontese, e sto parlando della razza della coscia, perché noi diciamo, voi sapete, no? Allora, partiamo dall'ABC, la vacca, il vitello, la vitella, il castrato, il manzo, il bue, ok? Io ho fatto la piramide di questi animali. Il castrato è giovane, un vero castrato giovane, il manzo è più vecchio, quindi vuol dire 24 mesi e un manzo di due denti, poi c'è una cronologia particolare, 32 mesi, 36 mesi, 48 mesi e bue, quindi questa nasce come razza, pensate, a triplice attitudine. Stiamo parlando fine 800, inizi 900, la razza piemontese era una razza da latte, da carne e da lavoro. Triplice attitudine, razza, carne e lavoro. Tant'è che io dico sempre, ricordatevi solo una cosa, che le stalle di una volta avevano pochi capi, cioè la media, adesso abbiamo delle stalle che hanno 5.000 capi di bestiame, assurdo pensare. Le stalle che c'erano a Nizza, e in via Mazzarello ce n'era, proprio in centro di Nizza, andiamo in via Mazzarello, c'era la stalla, tanto per intenderci, avevano quei 7-8 capi di bestiame, al massimo 10. Quelli che poteva gestire giusto una famiglia. Una famiglia. Ma ricordatevi che questa razza ha tolto dalla fame tantissima gente. Perché? Perché con una vacca, intendiamo, zootecnicamente non si chiama mucca. So che mucca è più bello e simpatico, però si chiama vacca di razza bovina piemontese, ok? È un animale da riproduzione, quindi con una vacca, con un bue, il vitellino e il bastardino, loro chiamano il bastardino perché sta vacca riusciva ad allevare un altro vitello, tiravano avanti una famiglia, latte, carne e poi, se vi ricordate, le case di una volta, ma tanti sono ricordi, la stalla, dov'era? Vicino alla cucina. Oh già. Perché era il posto più caldo. Esatto. Perché? Perché poi alla sera andavano a giocare le carte, dove? Nella stalla. E perché? Perché 5-6 animali con l'effetto di ruminazione emettevano gas caldo e tu stavi tranquillamente bene, nella stalla si stava bene. A parte gli odori, per carità di Dio, però si stava bene. Quindi questa razza, che effettivamente è quella che ha dato tutto, il bue stesso. Io mi chiedo delle volte, l'altra volta ero a Monastero Bormida, ho presentato il libro, c'erano dei giovani, e parlavano di trattori. E io ho detto, ma ragazzi miei, voi sapete perché avete i trattori? Perché una volta i vostri nonni usavano i buoi da arare, non avevano i trattori e la terra era di più di questo, perché adesso abbiamo urbanizzato, usavano la zappa, la vanga e il bue, signori miei, tagliavano il grano con il bue, lo portavano a casa con il bue, nelle vigne con il bue, aravano con il bue. Ecco, questo animale effettivamente è stato una fortuna per l'agricoltura nostra. Poi dopo si è meccanizzato tutto, ma è continuato a rimanere una fortuna. Perché? Perché hanno capito che il bue, una volta ingrassato, perché una volta lavorava, una volta ingrassato, aveva un valore inestimabile. Per cui gli dicevo, ragazzi miei, un trattore da 200 cavalli, paragonatevelo pure a un bue di 15 quintali, è la stessa identica cosa, fate la proporzione, un bue di 15 quintali oggi costa 15.000 euro, quindi voi fate la proporzione. Quindi questa razza, che nasce a Fassone nell'86 in una cascina a Guarene d'Alba, a un certo punto in un parto distocico vuol dire difficile, nasce sto vitello con questa coscia particolare, tutti gridano allo scandalo, dicono è un mostro, non può esistere, perché allora non avevano queste conformità, non questi parametri, cioè. Allora l'allora ispettorato dell'agricoltura di Mondovì dice, cavoli miei, castriamo e abbattiamoli perché sono dei mostri di carne. Per fortuna ad Alba non sono proprio gli ultimi, cosa hanno fatto? Sono nati qui, li hanno nascosti e non li hanno più fatti vedere. E di lì nasce quello che noi vediamo della coscia Fasson. Fasson vuol dire cosa?
fasciato, o dal francese formato in determinato modo, alla maniera, alla maniera, alla façon, alla maniera. Per cui cosa vuol dire quello? Perché sono così? Per un semplice coso, perché è una proteina particolare di un gene, la miostatina, muta da uomo ad eterozigote, e arrivano queste fibre muscolari che aumentano di numero e ha un iperplasia e ipertrofia. Iperplasia sono più coso, ipertrofia diventano più grossi, e allora adesso sulle fiere vediamo già solo più questi animali che hanno una caratteristica molto particolare, che alla resa al macello rendono molto, e ai macellai, e qui ce n'è uno, si leccano i baffi e finita la discussione, perché una volta purtroppo la resa non c'era, cioè un vitello una volta veniva macellato, era 300, allora tenete conto che negli anni 20-30 i vitelli venivano macellati più o meno a 200-300 kg, adesso si arriva a 7 quintali, ok? E quindi questa razza, che è effettivamente una delle razze migliori comunque sia, è la più numerosa, perché mi vengono a parlare delle 5 R, voi sapete che la marchigiana, la chianina, la marremmana, la podolica, eccetera eccetera, ma sono numericamente pochissime, tutte insieme non fanno 50.000 capi di bestiame. Noi in Piemonte abbiamo 280.000 capi di bestiame di razza bovina piemontese, quindi ha una sua valenza. Quindi abbiamo sia qualità che quantità. Assolutamente, per adesso sì. Fausto, in questo splendido intervento che ci hai fatto hai tirato fuori una parolina magica. Qual è? Che è quella fiera. Sì. Nel senso che tutta la storia che ci hai raccontato adesso è soprattutto una storia, se vogliamo, familiare. Certo. Cioè l'allevatore con i suoi capi. Però c'è un momento pubblico, che è un momento pubblico adesso, ma è anche, diciamo così, nella storia, se vogliamo, pionieristica di questi allevamenti, che è appunto quello delle fiere del bestiame. Che rispetto a questo libro è proprio ciò che tu hai approfondito e hai raccontato. Se sei d'accordo, diamo la parola a Elisa Piana, che ci leggerà un passo di quanto da te scritto, di modo che poi potremo parlarci sopra. Con l'occasione ne approfitto per presentare anche gli altri nostri ospiti. Abbiamo Beppe Baldino, che l'ha già citato prima Fausto, e oltre che essere lo storico per eccellenza della nostra Accademia di Cultura Nicese, è lo storico per eccellenza anche per tante altre cose, e quindi è un riferimento importante sia per chi fa delle ricerche come Fausto, e sia per la nostra Accademia, che quando ha la possibilità di averlo come questa sera, siamo sempre sicuri di avere sempre un riferimento calzante rispetto a ogni dubbio che ci può sorgere. Abbiamo poi Gilberto Gatiello, che stasera l'abbiamo messo nei panni di un parau. Magari non tutti qui presenti sanno chi era il parau, ovvero in italiano il paratore, ma da quanto ci leggerà adesso Elisa avremo già modo di saperlo, e poi, come dire, i nostri oratori ce lo spiegheranno ancora meglio. Perfetto, vai pure Elisa. Poco si sa sulle fiere zootecniche che anticamente furono organizzate sul territorio nicese, mentre attraverso ricerche storiche e documenti ritrovati negli archivi del comune di Nizza Monferrato e nei comuni limitrofi viene ben rappresentato e documentato il mercato del bestiame di questa cittadina astigiana. Le origini del mercato del bestiame nicese sono antichissime, documentate da diversi atti storici. Le prime notizie del mercato, che si teneva il venerdì di ogni settimana, infatti risalgono alla fine del Settecento. Questo era il luogo di incontro, specialmente nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre, di contadini, allevatori, commercianti e mediatori che al mattino presto iniziavano le chiassose contrattazioni per aggiudicarsi i capi più belli per destinarli ai loro clienti, sia come forza lavoro, sia per essere ingrassati. Negli anni 30 dello scorso secolo non era raro vedere sul mercato la presenza di 400-500 capi tra buoi e manzi, legati alle cosiddette sbarre presenti su tutta la piazza, adiacenti al foro boario Pio Corsi. La credibilità e la forza economica dei singoli commercianti del territorio era data dal numero e dalla presenza sul mercato di buoi e manzi di loro proprietà legati alle sbarre. Al commerciante nicese Carlo Lovisolo, classe 1893, con il figlio Franco e licenza di commercio bestiame datata 1953, erano affidate le sbarre
per poter legare 80 o 90 tra buoi e manzi. A Pietro Abate, cannellese detto Labò, erano riservate sbarre per 50-60 capi. Ai fratelli Pierino, Cino, Tunen e Genio Garassino, nicesi, erano riservati 30-35 posti. Ai veggi di Incisa Scapaccino e ai Canobbio 25, ai Poggio e agli Scagliola 10-20 posti, ma il primato lo aveva Merlo di Monastero con 110 posti. I buoi raggiungevano il mercato di buon mattino alle 3, massimo alle 4, provenienti dalla stessa città di Nizza o dai paesi vicini. Se distanti, si appoggiavano allo stallaggio a Luffi, ricovero atto a tenere i buoi per un giorno, al massimo due, nei pressi della stazione ferroviaria, dove gli animali erano sistemati il giorno precedente dopo essere stati fatti scendere dai vagoni bestiame o arrivati a piedi dai comuni limitrofi. Nel loro tragitto venivano accompagnati, anche per lunghe distanze, dai parau, garzoni, bovari, personaggi particolari e alcune volte persone senza fissa dimora, che per un piatto di minestra o un bicchiere di vino si offrivano, avvolti nelle proprie mantelle, quasi sempre rattoppate, di accompagnare gli animali al mercato e, finito questo, alle stalle di appartenenza. Brava. Cosa ti dice Fausto di tutto questo? Allora, sì, le fiere, allora, intanto anche lì è un'altra passione che si lega alle altre, perché io ho cominciato a fare la fiera di Calamandrana ero ancora liceale, quindi giocavo in casa e adesso lunedì abbiamo la fiera Calamandrana. Pensate che io questa volta sono 50 anni che organizzo la fiera. Ok? L'abbiamo saltata lockdown adesso, sono 50 anni, ma 50 anni perché poi la mia passione era, perché noi addirittura adesso, mia sorella lo conosce, avevamo due commercianti importanti, uno era il papà di Guido Roagna e l'altro gallese, detto Betula, tanto per intenderci, che erano dei commercianti vecchio stampo, no? Nel senso che acquistavano, vendevano, facevano un po' di tutto. La Betula andava su una certa osteria. Sì, Betula era il suo nome, era gallese, tuttora vivente, novantenne, eccetera, eccetera. Lì abbiamo cominciato. E a questo punto mi sono un po' appassionato anche a queste fiere e anche per il mio lavoro. Ho fatto anche per tanti anni il giudice a Carrù, a Moncalvo, però poi ad un certo punto ho dovuto smettere perché effettivamente avevo un po' troppe pressioni, e allora sai che in quelle fiere c'è anche un po' di rivalità, buona, ma alcune volte anche un animosità. Po' animosità un po' pesante. E parliamo della fiera di Nizza, ma partiamo dal mercato. Intanto ricordate che Nizza era un punto fermo del commercio. Ricordate che i migliori capi, stiamo parlando degli anni 30, e là vedete una cosa, venivano a Nizza Monferrato. Per cui Carrù e Moncalvo venivano poi a Nizza ad acquistare per le loro fiere. Tant'è che i nicesi hanno conservato una cosa, che quando vanno a Moncalvo o quando vanno a Carrù, portano via i premi. Sto parlando nicesi nel senso dei vari macellai, tanto per intenderci, da Morino, Giolitto, anche ai più giovani, perché sono intenditori. Quindi arrivano e gli ciulano il coro. E i carrucesi, così, non è che la vedono di un occhio quello, perché okay, effettivamente il coro. E Moncalvo lo stesso. Queste fiere erano importanti perché c'era anche il commercio, perché noi dalle fiere aspettavamo gli altri commercianti che arrivavano dalla Lomellina, dalla Lombardia, dal Vigevanese, dal Tortonese, e arrivavano qui a Nizza al mattino presto. Allora, i vari commercianti privati, allora il privato non veniva mai con il bue, erano sempre il commerciante. Il commerciante, la sua importanza, ve l'ho detto, è come un supermercato, no? Se tu sei importante la roba ce l'hai a vista d'occhio, cioè, se sei meno importante ce l'hai in fondo. I commercianti a Nizza, il più importante era il Merlot,
e gli riservavano la prima fila. E d'altronde era quello che pagava anche il Paleatico, nel senso che con 100 e fusso a buoi. Però il Merlot, per portare 100 buoi, aveva bisogno di più persone, perché veniva a piedi da monastero. E un bue fa 3 km all'ora. E lì subentra il personaggio che interpreta Gilberto. Eccolo adesso. Lì. Allora, a questo punto qui, cosa succedeva? Il Merlot, per il venerdì, partiva già il giorno prima, e si avvaleva del Parau, di questi personaggi che effettivamente, tra l'altro, erano anche un po' cantastorie. Loro cercavano tutti i modi di poter portare a casa qualcosa, anche raccontando storie a qualcuno, purché qualcuno gli pagasse un piatto di minestra. Okay. Già il commerciante giustamente gli pagava. E questi Parau, come ho detto, vestiti un po', guarda, tenete conto, stiamo parlando del 14-15 dicembre, e scarpe erano quelle che erano, e la mantella da anni era sempre la medesima, e quindi battevano anche un po' i piedi perché bisognava andare, e avevano il cosiddetto bastone. E sapete come si chiama quel bastone lì? Perché questo arriva da Carrù, si chiama il tucao. Tucao, cioè tocca, nel senso che se un bue scartava, allora intanto mettevano il bue più vecchio davanti, gli altri dietro, il parrau sul fianco, e li toccavano se loro tentavano di scartare. Allora fate attenzione, il bue era in quel momento un animale, per fortuna non usiamo la parola magica, che è castrato, ma neutralizzato sessualmente, fa più fine, ecco, e impressiona meno. A quel punto lì, ma erano animali di 10-15 anni, che se mi scappavano diventava un problema. Allora ecco l'importanza di questi personaggi, che poi arrivavano, tanti arrivavano già qui a Nizza e si fermavano lì, e tra di loro si mettevano da parte, perché poi dovevano ritornare a casa, e eccoli che gli venivano offerto minestra, pinton di vino dei barbera di una volta, e per il freddo bevevano. E loro mi raccontano, i vecchi commercianti, come che andando a casa la cosa diventava molto difficile, perché il commerciante doveva parare i parau e i buoi. Ecco il problema qual era, perché questi qui, bevendo un po' di più, scappavano anche loro. Scappavano un po' loro da parte. Quindi questa è la cosa importante. E importante un'altra cosa, che qui a Nizza ce n'erano due, ma uno più importante qual era? Lo stallaggio a Luffi. Perché chi arrivava da dopo Acqui o da questi posti arrivava con i treni, vagoni e vagoni, arrivava nella notte oppure il giorno prima, e mettevano nello stallaggio, pagavano lo stallaggio, c'era anche l'albergo ed eccetera, lo stallaggio, e nello stallaggio i vari parau o anche gli inservienti pulivano questi animali, cioè con la paglia li pulivano bene, eccetera, li massaggiavano. Abbiamo preceduto di 100 anni cosa? Il Kobe, mi vengono a contare che lo massaggiano. Noi lo facevamo già 100 anni fa, il massaggio per rendergli il pelo, sapete? Il Kobe sapete che cos'è, no? È questo bovino giapponese un po' particolare, che viene trattato, alimentato. Un altro un po' caro, eh? Esatto. È un po' caro. Adesso si attesta sui 300, un Kobe giusto, 320 euro al chilo, quindi più o meno. Ho sentito anche 1000, eh? quindi l'hanno già deprezzato. L'hanno già deprezzato, sì, perché a forza questo Kobe all'inizio era 1000, eccetera, eccetera. Per cui, e li pulivano. Molto belli, dovevano, allora, nello stallaggio o nella stalla del commerciante, il bue aveva due soluzioni: o veniva venduto da vita, e quindi da vita vuol dire che arrivava il contadino, lo comprava per poter, cioè portava il bue vecchio, comprava quello giovane, un po' più giovane, per poter lavorare, o da macello, e da macello vuol dire a peso, da vita è a occhio, da macello è a peso, e lì, eccolo lì la questione. Questi buoi arrivavano assetati da matti, perché non bevevano, non li lasciavano bere lungo il tragitto, va bene? Per cui nella notte, immaginatevi adesso, fra alle 2 di notte si alzavano e cominciavano a dargli da bere, ma questi bevevano, Allora un bue mediamente beve dai 75 ai 90 litri di acqua. Una giornata. Quando beve?
cioè lui è assetato, poi si è invece ad avere ad libitum, come diciamo noi, si aggiunge. E gli per poterlo farlo bere, acqua è buona per quello che è, allora cominciavano a mettergli la farina. Quando smetteva, mettevano il cruschello. Quando smettevano, mettevano il grano turco. Sempre più appetibile, sempre più vero. E cosa succedeva? Veniva bello pasciutto e veniva venduto a peso. Ok? E a peso, capita anche a voi, che è un quintale più, un quintale meno. Allora, nel 1935, un bue costava 200 lire di quintale. Ok? Un bue di 10 quintali era 2000 lire. E io non so se sul libro ci sono ancora più, ci sono delle foto di buoi che hanno vinto il primo premio dei, dei fratelli di questo qui che giocava al pallone elastico su Morino ha preso il primo premio, c'è una foto sotto Foro Guario 1935 di una coppia di buoi, d'accordo, che avevano speso 2000 e qualcosa per lui. Ecco, quindi per rendervi conto da allora adesso cosa è successo. Quindi quando andavano sul mercato arrivavano, e lì c'è l'aneddoto che è molto bello, ma me l'hanno raccontato più commercianti di questi signori, che marito e moglie 21 anni che andiamo a Portelbeu a vende, ecco, il galetto. Facciamo leggere Elisa. Pronto? Poi così poi lo commento sempre. Scusa Elisa. I buoi, prima di essere avviati al mercato, al mattino presto, venivano abbeverati con acqua tiepida ed alimentati con farina e crusca. Gli animali erano ben intinguati, specialmente se dovevano essere venduti a peso, mentre se dovevano essere venduti a vista, venivano puliti, lavati, strigliati con pezzi di tela, inizialmente ruvida, poi liscia. Appena usciti dalla stalla, ai capi venivano unte le corna e gli zoccoli con olio ed eventualmente, se l'animale era avanti con l'età, si procedeva a passare le corna con tappi di sughero, preventivamente bruciati e anneriti, un'astuzia per far sembrare il bue molto più giovane della sua età. Si racconta che, una volta, una coppia di contadini, marito e moglie, provenienti dalle Langhe, vennero al mercato di Nizza per vendere il proprio bue, ormai anziano, anche se ancora in ottima forma. Questo fu acquistato da un commerciante di Acquiterme, con la promessa che gli avrebbe fatto avere un altro bue da lavoro più giovane. Due mesi dopo, gli stessi contadini, tornati al mercato, acquistarono dallo stesso commerciante il bue che avrebbe dovuto sostituire il precedente e che era sembrato adatto alle loro esigenze. I due sprovveduti non avevano riconosciuto che quel capo non era altro che il loro bue, a cui era stato fatto un particolare lifting alle corna, agli zoccoli, all'attacco della coda, rendendo pure la pelle più elastica e il pelo più morbido, in prossimità della grassella. Questa è verità, perché è stata raccontata da più commercianti. Da Nisa Volpisa. Per cui effettivamente si facevano questi trucchi, purtroppo si facevano, anche perché dovete sapere che il valore di un animale lo si vedeva anche con lo spessore della cute. Ora, se il bue è avanti con l'età, la cute diventa più rigida, meno elastica, meno irrorata. E la parte più sensibile è l'attacco della coda o la grassella, dove i macellai vedono anche se il bue è finito o no. E lì sta grassella, se diventa rigida, vuol dire che il bue è avanti con l'età. E allora cosa facevano? Prendevano i sacchi di tela, i diuta, no? Li avvolgevano dentro due mattoni e cominciavano a battere e a massaggiare le parti, tant'è che liquefavano il grasso che diventava morbido. E quindi quando il particolor, detto il contadino, che chiamavano il particolor, no? Andava e vedeva, diceva, Vughe è genia, lui tu ne, e l'altro si chiamava genia, vedi che questo qui è un bue giusto.
E poi guarda le corna, sono nere e giovani, perché loro non riuscivano ancora a verificare l'età con la dentizione. Cioè la dentizione è quella che ti dà l'età esatta del bue, nel senso che bisogna essere un po' pratici per vedere i buoi fino a 6 anni, 8 anni, 10 anni, c'è una cronologia dentaria. E poi dice, ma vedi il corno nero? Certamente, tappo, bruciato, poi olio, poi tappo, bruciato, olio. Zoccoli, perché? Perché anche il corno, voi vedete, se è giovane è nero. Si va avanti con l'età, si formano i cosiddetti anelli attorno alle corna. Passando i 6 anni il corno comincia a diventare, anche un po' prima, un po' più bianco. E allora vuol dire che gli anelli bianchi andiamo avanti con l'età. Ma se io li mi metto del tappo annerito, queste corna sono sempre così. L'olio faceva da fissatore, attenzione, veniva proprio un maquillage perfetto. Quindi zoccolo, tutto perfetto. Questi buoi addirittura venivano delle volte portate nelle risaie, perché c'erano i contadini di Vercelli, di Novara, venivano apposta a Nizza, la mandavano a Moncalvo o a Carrù, venivano a Nizza, perché qui avevano un tipo di bue che, anche se vecchio, era di gamba un po' più lunga, però la gamba lunga prevedeva alcune volte delle zoppicature, nel senso che se tu devi tirare un aratro in un campo e zoppichi, non ce la fai. Ma se tu devi andare in una risaia, la cosa è molto più semplice, perché dovevano solo tirare degli erpici in acqua. Ma nello stesso tempo loro si bagnano l'arto con l'acqua fredda tutto il giorno. E cosa fanno? Idroterapia. Molto semplice, fanno idroterapia. Per cui dopo 2 mesi di lavoro questo bue è dritto, come si dice, no? Cammina che è un piacere. Ed è anche nobilitato dal lavoro. Nel senso che lavorando guarisce. E Tunin e cosa se lo sono ricomprati, se non sono portati a casa. E questo poi è stata per anni la cosa tra commercianti, diceva, vi fa la figura Tunin. Ecco, per dire come si faceva. Grazie Fausto, anche questo l'hai scritto nel libro, invitiamo quindi Elisa a leggerci questo passo che ci porta un po' verso, diciamo, il racconto anche verso le fiere attuali sostanzialmente. Sì. Nel periodo prenatalizio i commercianti acquirenti provenienti dalla Lombardia, in particolare dall'Oltrepò Pavese, come Casarini, Marchetti e i fratelli Semenzino di Casteggio o Campagnolo di Montebello della Battaglia, dopo l'acquisto dei capi sul mercato, destinavano i buoi più vecchi nel vercellese e nel novarese per essere utilizzati, prima dell'ingrasso, a lavori leggeri nelle risaie, mentre i capi più giovani venivano destinati agli allevatori per essere ingrassati e destinati al macello nel periodo natalizio. Alcune volte buoi ancora giovani ma con problemi articolari agli arti o con patologie infiammatorie ai piedi venivano acquistati a prezzo scontato da allevatori del vercellese per essere utilizzati nelle risaie. Lavorare a contatto con l'acqua alleviava l'eventuale dolore articolare, facilitando alcune volte la guarigione della patologia con una sorta di idroterapia continua. Come si evince da queste brevi note storiche, i mercati di Nizza Monferrato, in cui i buoi erano sempre ben rappresentati, erano particolarmente fiorenti e partecipati, anche per la felice posizione geografica della città. Il passaggio dal mercato alla fiera poteva quindi rappresentare un'evoluzione naturale, e così è stato nei tempi più recenti con l'organizzazione prima di ferie primaverili, la fiera del Santo Cristo, poi di fiere invernali. In queste vere e proprie manifestazioni fieristiche erano presenti, oltre ai vitelli e alle vitelle da macello, manzi e buoi destinati ad essere ingrassati o ad essere macellati nel periodo natalizio. In considerazione dell'abbondante e tradizionale presenza di manzi e buoi sui mercati nicesi,
Nel 2005 venne organizzata la prima fiera del bue grasso e del manzo di razza piemontese, che viene attualmente organizzata sempre la prima domenica di dicembre di ogni anno. La manifestazione annovera mediamente la presenza nel recinto fieristico di almeno 60-70 animali castrati, manzi e buoi, provenienti da diverse località del Piemonte ed in minima parte dalla Lombardia, specificatamente dalla provincia di Pavia, rispolverando l'antico legame con quest'area geografica. Grazie Lisa. Allora, e questo delle fiere, e specialmente questa qui di Nizza Monferrato, diciamo che ci ho messo lo zampino anch'io, nel senso che allora, pensate, intanto visto che c'è Oscar Bielli, pensate, sono riuscito a fare una fiera anche a Canelli. Oscar, no, no. Anche a Canelli, tant'è che i nizzesi mi hanno detto: Fausto, sei matto o cosa? No, l'ho detto, mi ricordo, non mi ricordo più, i macellai di Canelli avevano chiesto e ci siamo riusciti. Inizio anni 90. E poi dopo la cosa è morta, perché purtroppo sul Canellese era una cittadina piuttosto industriale, Nizza è più commerciale. Allora, memori delle altre fiere blasonate, attenzione, perché poi andiamo per ordine. La fiera più blasonata è Carrù, ok? Che non è la più vecchia, però. No, è quella di Moncalvo la più vecchia. Carrù è la vera fiera, nasce nel 1910 a Carrù, d'accordo? Però effettivamente loro sono stati molto bravi. Carrù è anche ha una posizione geografica tra Piemonte, Liguria, e effettivamente sono riusciti a valorizzare questo animale in modo particolare. Moncalvo comunque è una fiera che ha già più di 200-300 anni, eccetera, eccetera. Tenete conto che se io ho indagato anche quello, quando mi dicono è la 300, perché ne contavano due per volta? Certo. Cioè Moncalvo ne faceva due o tre all'anno, se tu le conti fai presto fare 300 certo. E spingi anni. Quindi non sono anni ma sono fiere. Ma sono fiere, però loro dicono anni e sono noi ci crediamo, lo stesso, eccetera eccetera. Perché anche i moncalvesi un po' con Nizza ce l'hanno, e ce l'hanno e come, perché anche lì li preghiamo i premi. Adesso abbiamo fatto la fiera prima di loro, difatti la nostra diventa la... Essendo la prima domenica, li abbiamo fregati tutti, perché prima di noi non riescono a farla, d'accordo? Quindi li abbiamo già fregati. Tant'è che la loro sindaco Fara, che non so quanti conoscono, un giorno mi telefona e mi dice: ma Fausto, avete già il Barbera, ma cosa ti vai a impegolare con le fiere? Cosa vuoi, a Nizza? Barbera bisogna pur mangiare con qualcosa assieme. Esattamente, esattamente. Bere così. Allora abbiamo... scherzando, ridendo, abbiamo iniziato a fare la fiera a Nizza Monferrato, tant'è che è diventata, io la chiamo una fiera in primeur, perché voi sapete che c'è Barbera in primeur, e io l'ho chiamata la fiera in primeur, perché escono per la prima volta capi che poi possono essere destinati o a Carrù o a Moncalvo. Quindi è la prima volta che si vedono, è la prima volta che si confrontano, tant'è che non lo dicono, ma da Carrù e Moncalvo vengono, ma non tanto a portare a vedere, perché vogliono capire a che punto sono, no? Nel senso di dire, ma sono veramente belli, non sono belli, eccetera, eccetera. A Moncalvo il bue più pesante è stato vinto due anni fa, tre anni fa, da un allevatore di Vesine, 16 quintali, ok? 16 quintali. Il più pesante bue che ci sia stato finora è stato di 18 quintali. Perché? Perché era un chianino incrociato con un piemontese. Il chianino ha una stazza molto elevata, però i buoi più grossi in assoluto sono in Austria, allora, di razza Mayrhofer, superano i 20 quintali, geneticamente. È un po' difficile caricarli. È molto per portarli. Molto difficile. Difatti nel libro io lo accenno quello ad una fiera di Vienna dove noi abbiamo partecipato nel 1800 qualcosa, abbiamo partecipato e con la piemontese abbiamo anche vinto, grazie a Vittorio Emanuele, che con i suoi capi che allevava la mandria ci ha dato la possibilità allora di portarli. E le fiere effettivamente diventano poi un problema. Io racconto anche come si organizzava la fiera una volta, ma una volta stiamo parlando nei fine 800, inizio del 900, era una cosa molto seria, formavano dei veri e propri comitati, c'era il comitato
ordinatore, il comitato organizzatore, c'era il comitato d'onore, cioè c'era una serie di comitati che effettivamente ognuno si occupava a trovare i fondi, a mettere giù la giuria, cioè effettivamente i recinti, era una cosa molto molto seria ed è una cosa simpatica perché poi c'è sto comitato d'onore e nel testo viene detto una cosa bellissima. E diceva, lo abbiamo dovuto fare il comitato d'onore perché dobbiamo accontentare della gente che non è molto competente, che sono i politici e che sono i vari prefetti. Allora, dato che era gente che effettivamente non ci capiva mai niente, allora cosa facevano una volta? Facevano un comitato d'onore, loro erano contenti, li piazzavano lì e questi non dicevano niente. Diciamo che non era scientifico. Esattamente, senso, esattamente. Aveva altre valenze. Questo. Per cui Nizza dal 2005 ha questa fiera, abbiamo dei bellissimi capi, effettivamente molto molto belli, è ambita anche dal cuneese e dall'alessandrino, dal torinese, da zona della cintura di Torino diversi vengono, abbiamo anche noi le categorie, abbiamo un po' di difficoltà nelle giurie perché non è semplice, perché ricordatevi solo una cosa, comunque sia è una manifestazione, una fiera, vogliamoci bene, ma litigano sempre. Poi, detto tra noi, i macellai di Nizza, e qui ce n'è uno che è molto bravo, sono delle cose, io ho avuto a che fare, credetemi, ci vuole la mia pazienza. Sono competitivi. E sono molto competitivi. Ma è solo la competizione che, come dire, che migliora il risultato, quindi tanto di cappello. Non si chiamerebbe fiera, ma quante volte abbiamo dovuto litigare in buona maniera, certo. Però i macellai sono abbastanza turbolenti, ma giustamente vogliono che il loro capo sia sempre il migliore, ma questo lo capisco, per cui a Nizza partono i primi capi e cominciano a sentirsi i primi prezzi, ecco perché Nizza è importante, ha un ruolo strategico, perché di lì cominciamo i primi cosi. Attenzione, per inciso, questi animali hanno, cioè nel senso, sono animali che arrivano a 15 quintali, facciamo un esempio semplicissimo. Beh, intanto negli anni fino all'Ottocento nel Piemonte avevamo quasi 30.000 buoi, attenzione, 30.000 buoi. Il posto dove erano più buoi, uno può pensare che a Roma un calo, era Poirino. Poirino, negli archivi storici di Poirino ho letto i censimenti, perché ne ho uno anche di Nizza del 1881, c'erano esattamente solo nel comune di Poirino 850 buoi, cioè in pratica non c'erano 800, allora non c'erano 850 persone e c'erano 850 buoi. Poi arrivano i cuneesi, arrivano i torinesi e per ultimi arrivano gli astigiani. Gli alessandrini usavano molto il cavallo. Voi sapete che il cavallo da tiro era anche un animale che usava, poi lui aveva un bellissimo manifesto sul cavallo, ti ricordi quel coro del cavallo? Sì, non neanche altri. Ah, ok, vabbè, vediamo poi di metterci d'accordo. Aveva un quello era su... E nella zona di Alessandria Tortona avevano i cosiddetti buoi rossi. E se notate, i ristoranti della zona si chiamavano il Bue Rosso. Perché? Perché erano di razza tortonese, che era un incrocio tra la simmentale e la piemontese. La simmentale è quella vacca pezzata bianca e rossa, che è molto grossa, la simmentale 9 quintali. Quindi non è solo carne e scatola. Per noi ormai la carne scatola. No, attenzione. C'è spaventato un mito. Certo, non è solo la carne e scatola. La simmentale è una razza che è da latte, però è molto molto strutturata, incrociata col piemontese da dei capi rossi molto importante. Tant'è che la zona che va da Incisa, Bergamasco, Alessandria, eccetera, eccetera, nei tiri dei buoi avevano generalmente il bue formentino, cioè il bue chiaro, biondo, e lo chiamano B, e l'altro lo chiamavano rosso, il bue fulvo, B e Ro, erano i buoi che usavano. E ricordatevi che il biondo era sempre a sinistra, il rosso era sempre a destra, al contrario di cosa si possa pensare, per cui loro venivano
messi in stalla, il biondo a sinistra e il rosso a destra, andavano vicino. Quindi i buoi sono diversi dalla politica. No, vabbè, ma oggigiorno ci siamo. Siamo lì. Con il giogo, che voi sapete che cos'è il giogo. Il giogo è questo attrezzo che viene usato per un zu per tirare il carro. Poi abbiamo il giogo piemontese, il giogo emiliano, ce ne abbiamo diversi. E il giogo singolo, che si chiama in dialetto zuet. Un zu e un zuet. Il singolo è per un singolo bue ed è fatto a triangolo. Il giogo piemontese è fatto a curvato con i vari anelli di ferro e di corda per poter mettere il timone e tutto. Per cui usavano sempre questi tipi di buoi, li aggiogavano, i manzi li facevano a bove maggiore, disci minor, cioè l'ho scritto sul libro, il bue maggiore insegna il minore ad arare, certo. Quindi mettevano il manzo giovane con loro per poterli insegnare, e si dice soggiogare, cioè addomesticare nella zona di Montechiaro d'Acqui e quelle zone lì erano molto bravi a preparare i manzi. Prendevano i manzi giovani, li soggiogavano, cioè li addestravano e li portavano a Nizza a vendere, ok? Perché usavano anche il manzo da lavoro, perché chi non aveva disponibilità comprava un animale più piccolo. E cominciavano dei manzi di 300 kg, 350, con il tronco, le due catene, tanto per abituarli ad avere qualcosa sul collo, per cui li facevano fare 10 metri. Il giorno dopo 20 metri, il giorno dopo 30 metri, ok? E così cominciavano a domesticarlo, e man mano che si andava avanti aumentavano, cominciavano con un tronchetto, un tronco più grosso, un tronco più grosso. Quando riusciva a tirare il tronco di un certo di 4 quintali, a quel punto lì era soggiogato, addomesticato e veniva poi portato poi per i lavori. Tant'è che un metro di misura versus nel lager, che è 35 metri, era dovuto a cosa? Al fatto che due buoi tiravano un arattro e facevano un solco fino a quando non prendevano fiato. Cioè, avete capito? Arattro dalla terra, partono i buoi, hanno visto che fanno 35 metri e 20, dopo si fermano per ripartire, e quello era un'unità di misura. Avete capito? L'unità di misura allora era data da questi animali. Grazie Paolo. Paolo, per farti riprendere un po' di fiato, io darei voce a Beppe Baldino. Volentieri. Tu nel tuo raccontare hai fatto riferimento più volte alla posizione geografica per Carrù, per Moncalvo e anche per Nizza. Chiederei a Beppe, nel senso, quanto ha influito secondo te la posizione geografica di Nizza rispetto all'importanza di questo mercato del bestiame? Si parla sempre di Nizza con una vocazione commerciale, lo è adesso ma lo era un tempo. È frutto, diciamo così, della capacità dei nicesi, o comunque Nizza ha una posizione geografica tale che la rende predisposta a un certo tipo di attività? La domanda è un po' complicata, anche se può sembrare abbastanza facile come risposta. Posso dire quello che penso perché non ci sono elementi sostanziali che possono determinare una posizione rispetto all'altra. C'è da tener conto di un fatto. Fausto ha fatto una rappresentazione straordinaria, io lo ascoltavo con grande interesse, tanto che ha tirato fuori tanti spunti che se ne potrebbe fare un altro libro con un taglio diverso, no? Sull'aspetto sociale della figura di questo animale che è stato determinante nella storia, e parla rispetto al libro che hanno fatto di storia delle fiere, del bue, di tutte le manifestazioni di anni che per uno che si interessa di storia è storia contemporanea, no?
se parli dell'Ottocento, per me non. Per cui, per rispondere alla domanda di Maurizio, invece bisogna fare dei salti indietro di secoli. Sembra strano, però secondo me ha un motivo fondato per poter dare una giustificazione al fatto che poi Nizza progressivamente è sempre costituito un punto di riferimento all'interno dei discorsi commerciali come appuntamenti, mercati e fiere. C'è da tenere presente che nelle diatribe, lotte, scontri del Medioevo e più avanti, dal punto di vista dei rapporti fra le comunità per arrivare a delle posizioni di potere, uno degli elementi maggiormente utilizzati era proprio questo. E mi spiego. Se una comunità, un centro aspirava a ricoprire un ruolo importante all'interno del proprio territorio, lo faceva attraverso qualcosa che fosse una manifestazione, uno strumento di comunicazione verso gli altri. Non era sufficiente vincere la battaglia contro quelli di Asti o Alessandria, ma doveva essere una cosa che si consolidava nel tempo e rispetto alla quale ci fosse magari un afflusso di persone che giustificasse l'importanza. E qual era il mezzo? Non c'era la televisione, il cinema, i giornali, Facebook e compagnia bella, ma l'unico strumento che aveva una certa rilevanza erano il mercato periodico, ma soprattutto la fiera. Perché? Perché, come diceva giustamente Fausto prima, la fiera era l'evento principale. Se uno poi va a vedere come si svolgevano le fiere, che parlo del 6, 7, 800, ti accorgi che effettivamente era la manifestazione più eclatante. Ci sono stati, cioè, per dirla, torno sempre, per rimanere ancorata a Nizza, Giulio Cesare Cordara è stato un grandissimo della letteratura italiana, al di là del fatto che fosse di Calamandrana, di Nizza, questo è un altro discorso. A un certo punto fa un'opera poetica sulla fiera di Alessandria, penso sconosciuta a tutti. Se tu vai a leggerti la poesia del Cordara sulla fiera di Alessandria, c'è una descrizione perfetta di come avveniva questa manifestazione. Come diceva Fausto, i vari comitati, addirittura c'erano delle giornate in progressione che erano dedicate a determinate cose. La prima giornata, ad esempio, era quella in cui c'era la sfilata delle carrozze della nobiltà cittadina. Le signore che si truccavano, imbandivano nella migliore delle possibilità che avevano e sfilavano nella strada, nella via centrale del padiglione più importante della fiera, ma si esibivano loro praticamente. Dopo la sfilata scendevano e incominciava l'aspetto commerciale, ed erano le prime che riuscivano ad accedere a quelli che oggi noi chiamiamo stand o cose di questo tipo. Per cui torno al fatto di dire che era un utilizzo strumentale della manifestazione proprio per accrescere la tua importanza. Il fatto che se ne facessero due, allora, in certi casi, era proprio determinato dal fatto che se ne facevi due era ancora accresciuto il livello di importanza. Tu, Maurizio, ti puoi ricordare, perché l'abbiamo citato per altre cose, quando nel 1514 crolla il Marchesato di Incisa, che come entità di potere qui intorno, a cui in quel momento era quella più importante perché consolidata nel tempo, strutturata, Nizza nel giro di 2-3 mesi riesce ad ottenere dai Gonzaga la possibilità di fare due fiere. Ma perché? Non è che allora Nizza probabilmente era meno importante di Incisa fino a quel momento,
come potere, tra virgolette, politico. Lo fa perché in quel momento Incisa e il suo marchesato sono totalmente disgregati allo sbando e cerca di occupare quella posizione sul territorio, perché cosa fa? Come dicevo prima, utilizza le fiere. Difatti in quel momento il passaggio politico più importante di quel periodo, parlo del 1515-16, è proprio il fatto che Nizza riesce ad ottenere la concessione per riuscire a fare le fiere sul territorio. Lo stesso discorso era quello dei mercati. Non è che ci fosse un'attività commerciale così straordinaria che ti imponeva il fatto in certi periodi, cioè i soldi erano pochi, erano tutti scambi quelli che facevano, che ti imponeva il fatto di avere due mercati alla settimana. Nizza per parecchio tempo ne aveva due, uno il mercoledì e uno il venerdì, ma anche questo era perché in quel modo riusciva ad avere una testimonianza di presenza sulla, nel circuito economico del territorio, ad esempio rispetto ad altri che ne avevano uno solo, perché allora le battaglie si svolgevano su quel piano. Mi fermo perché poi ci sarebbero molti altri discorsi, ne dico uno solo, tanto per rimanere, che mi è venuto in mente quando Fausto alla fine ha citato la razza tortonese che era quella del bue rosso. In effetti, se voi guardate, per chi ha gli capita di dimestichezza su documenti commerciali dei tempi passati, Soventissimo, come diceva lui, di due buoi rossi c'è ancora, no? Ad Alessandro, penso di sì, penso di storico sì. Di Alessandro. No, c'è ancora, in via Cavour, ed è considerato uno degli alberghi di prestigio in Alessandro. Ma Nizza anche, abbiamo avuto per tantissimo tempo l'albergo del Bue Rosso, che era in via Pio Corsi. Dove c'è la farmacia, mi pare. Dove c'è la farmacia, ma quella zona lì. Il cui presente dovrebbe ricordarsi, perché nel 2000 abbiamo fatto un calendario e abbiamo citato questo fatto, dove al posto della farmacia Dova c'era appunto l'albergo del Bue Rosso. Mi è venuto in mente, vedi che le cose servono. Non mi ricordo. E se andate a vedere, io tra l'altro poi qualche volta che ci vediamo all'Erca ve la faccio vedere, io anni fa nelle mie manie di collezionismo mi misi a raccogliere le ricevute degli antichi alberghi di Nizza, e ce ne sono 4 o 5 dell'albergo Bue Rosso, una diversa dall'altra, con i vari proprietari, a testimonianza del fatto che dall'Ottocento fino alla fine degli anni 40 c'era questo hotel, chiamiamolo hotel albergo, tra l'altro era, pari notizia, prima Spartino Luigi, poi un Ricci, poi non mi ricordo più, un terzo proprietario. E c'è ancora un'aggiunta e poi finisco. Fausto giustamente ha detto che erano ricorrenti per l'importanza della tipologia di razza, ed è giusto, ma c'era anche un altro aspetto, e tu poi eventualmente dirmi se è vero o no. Nelle fiere dei tempi passati molto spesso succedeva che quando esponevano il bue o il vitello gli mettevano un fiocco rosso attaccato alle corna. Questo perché, secondo il proprietario venditore, mettere il fiocco rosso portava fortuna e potevano portare a casa più soldi. Per cui ci sono tutte queste commistioni, tra virgolette, sociologiche, che potrebbero essere molto interessanti per trattare un argomento che tecnicamente ha una grande valenza, perché insomma, Fausto giustamente ci ha raccontato il mondo del bue, ma anche nel libro, se uno lo legge, c'è tutto l'aspetto tecnico che è parimenti interessante. Poi viene anche quello, diciamo, da popolo che ha un milione di altri interessanti, ad esempio anche sul ruolo che ricopriva questo signore qua del Parrao, che io mi ricordo anni fa, quando feci da docente un corso per la regione sulla
non mi ricordo più quale fosse il titolo, ma ovviamente su questioni riguardanti la storia locale, ne fece alcune lezioni sui personaggi tipici di un tempo. Uno era il Parà, uno era la Lingera, cose di questo tipo. Che poi tra Lingera e Parà, bravo, vedi che l'uomo, perché ad esempio un'attività abbinata a quella del Parao era quella del Bacialè. Nel Bacialè, il sensale in italiano, nel senso che arrivavano lì, siccome avevano una grande conoscenza del territorio inteso come cascine sperdute, dove magari c'erano ragazze che non trovavano marito, arrivavano in Piazza Nizza e combinavano matrimonio portandosi a casa soldi oppure corrispettivo in vino, non parlo più. E non a caso al Bacialè si dice che si donasse il cappotto, così poteva togliersi, diciamo così, la mantella, esatto. Erano personaggi che vivevano un po' la giornata. Assolutamente sì, come la maggior parte delle persone che non avevano, diciamo così, un'attività o un impegno, perché poi ad esempio quello dell'allevamento era un impegno, perché i capi di bestiame mangiavano tutti i giorni, gli altri pensavano a mangiare loro. Se mi permettete, ho un aneddoto anch'io rispetto all'osteria di Nizza. Io sono nato e sono cresciuto da bambino in via Cordara e ho avuto la fortuna di conoscere una persona che conoscete in molti, che era Domenico Rinaldi, meglio conosciuto come Marabotti. Lui abitava in via Cordara e la sua abitazione era quello che fino agli anni 30 era stata l'osteria del Gallo, che mi sembra che fosse tra l'altro degli avi di Mariano Gallo e quant'altro. Porto a vedere le ricette. Ecco, perfetto. Io mi ricordo un'immagine da bambino, perché ovviamente io l'ho vista negli anni 80, quell'immagine lì era ferma da 50 anni, nel senso che quando l'hanno chiusa è rimasta così. E mi ricordo questo cortile interno che era sempre chiuso, che io avevo visto proprio perché avevo avuto l'occasione di frequentare la casa di Domenico, che prevedeva proprio oltre il portone d'ingresso questa area per lo stallaggio, che era prerogativa soprattutto dei cavalli ma anche dei capi di bestiame, perché non dimentichiamo che via Cordara rappresentava il passaggio sul ponte sulla Nizza per chi arrivava da nord, da Vaglio, da Vinti, da quant'altro. Poi c'era questa parte dell'osteria in basso, della osteria vera e propria, con un classico bancone modello saloon come vediamo nei film western, e sopra c'erano le stanze dove si pernottava con la classica ringhiera a ballatoio. E è un'immagine che, ripeto, io avrò visto una barra due volte da bambino e mi è rimasta indelebile, perché rappresentava una fotografia di un passato che non era già più e che poi col tempo, avendo quell'immagine, ho capito veramente che cosa rappresentava. Io, nel senso, penso che ci avviciniamo verso la chiusura. Visto che abbiamo tessuto le loti del bue, probabilmente le abbiamo tessute perché se le merita, forse è il momento di dare nuovamente voce ad Elisa, perché oltre al mondo contadino, come dire, ci sono anche delle grandi penne italiane che hanno raccontato il bue, vero Elisa? E tanto citati anche nel tuo libro, e quindi viene l'occasione per fare anche un po' della letteratura e leggere della poesia, diciamo, d'autore. Carduce Pasco. Anche i poeti sono stati affascinati dalla personalità del bue, per il suo carattere mansueto, ubbidiente al comando, con l'espressione un po' triste di chi lavora in continuazione e non si lamenta mai, e dà tutto quello che ha. È quindi il simbolo della forza e della natura benigna, che si accorda con la vita agreste. Famosa è la poesia del Carducci, intitolata Il Bove, scritta nel 1872. T'amo, o pio bove, e mite un sentimento di vigore e di pace al cor m'infondi. Oh, che solenne come un monumento, tu guardi campi liberi e fecondi, o che al giogo, inchinandoti contento, l'agi l'opra dell'uomo grave secondi. Ei t'esorta e ti punge, e tu col lento giro dei pazienti occhi rispondi. Dalla larga narice, umida e nera, fuma il tuo spirito, e come un inno lieto il mugghio nel sereno aer si perde. E del grave occhio glauco, entro l'austera dolcezza, si rispecchia ampio e quieto il divin del pian silenzio verde.
Anche Pascoli, nella raccolta Mirice nel 1894, scrive una bella poesia su due, intitolata Il Bove, un vero inno panteista, esempio di lirica classica che nasce dallo sguardo di un bue. Al rio sottile, tra vaghe brume, guarda il bove, coi grandi occhi, nel piano che fugge. A un mare sempre più lontano migrano l'acque d'un cerule fiume. Ingigantisce agli occhi suoi nel lume pulvero lento, il salice e lontano. Sull'erba un gregge a mano e parla mandria dell'antico nume. Ampie ali aprono immagine grifagne nell'aria, vanno tacite chimere, simili a nubi, per il ciel profondo. Il sole immenso dietro le montagne cala, altissime. Crescono già, nere, l'ombre più grandi di un più grande mondo. Brava. Fulvio, cosa dici? Beh, intanto sono emersi tanti tanti spunti interessanti e penso che per una serata culturale, divulgativa, corriamo verso la conclusione, ma magari ci sarebbero anche tante cose interessanti da dire. Faccio io una domanda a entrambi, perché c'è una cosa che mi capita di portare persone in visita a Nizza, magari per voi è anche un'obvietà, ma questa piazza Garibaldi così grande è stata di questa dimensione, di questa struttura, è legata al mercato del bestiame, è una conseguenza del fatto di aver ospitato il mercato del bestiame? Vai da Baldino. Ok, allora, la piazza Garibaldi ha tutta una sua storia a sé, non, l'ampliamento non è legato direttamente alle questioni del bestiame, ma ancora al periodo precedente in cui si era deciso di fare tutto il mercato sulla piazza, mentre prima era distribuito. Quindi non il bestiame, ma comunque il mercato, cioè era pensato per l'aggregazione. Anche perché c'era bisogno di spazio e prima era di dimensioni più ridotte. Poi con il periodo di Pio Corsi in carica a sindaco, parliamo della prima metà dell'Ottocento, si era manifestata l'esigenza, anche rispetto ad una scelta amministrativa, quella di fare un grande mercato unico sulla piazza, perché era un momento in cui dal punto di vista urbano il sindaco aveva delle grandi idee, fu il primo che fece inaugurare un abbozzo di impianto di illuminazione della città, trasformò in un primo impianto di fognature le due o tre vie principali, e insieme a tutta questa parte di lavori c'era anche quella di ampliare la piazza, che prima era chiamata a quel tempo Piazza Forlina, dal nome dei recipienti che venivano utilizzati per portare la merce sui mercati, recipienti di giunco, e siccome per portare quantità di merce ce ne andavano parecchi e ci andava spazio, quando il mercato è iniziato a ampliarsi è venuta l'esigenza di allargare la piazza. Dopodiché si è aggiunta l'idea del foro boario, sempre più Corsi, e di lì ufficialmente, diciamo, tra virgolette, è diventata la piazza del mercato del bestiame. Certo. Le abitudini civili danno forma alle città e viceversa. Sì, ma in effetti ci sarebbero un po' di curiosità anche da dire, che si incrociano con il gossip locale, no? Fausto, nel loro libro mi ricordo che avete citato la questione relativa al Duomo di Firenze, dove i buoi, dove c'è una testa di bue scolpita nel Duomo, non so chi ce l'ha ben presente, ma è una dimensione, mi ricordavo la dimensione, io un giorno ci sono andato sapendo questa
curiosità che dal punto di vista artistico non è grande importanza, cercavo la testa del bue, ci va un cannocchiale per trovarlo là dentro, però c'è ed è curioso il perché, e lo racconta nel libro, andatelo a leggere perché è molto curiosa la cosa. Ma ad esempio mi viene in mente un'altra cosa che invece ricordo non avete trovato, c'è a Brescia invece il vitello d'oro, il bue d'oro, scusate, all'angolo di due strade del centro di Brescia, una si chiama via del Gallo, c'è una piccola edicola in un muro con, tra l'altro tenuta molto bene, con la raffigurazione, con una scultura di bue dorato. E questa questione qua in tempi andati ha creato dei problemi sociali enormi. A un certo punto qualcuno ha fatto passare la notizia, ovviamente non vera, che in corrispondenza di quella statua sottoterra ci fosse il famoso vitello d'oro pieno, e si è scatenata la ricerca, tant'è che hanno divelto tutto quel pezzo di terreno per trovare il vitello d'oro. In realtà su quel muro il vitello, che poi è dipinto di colore dorato, aveva fatto mettere un macellaio che aveva aperto il negozio proprio davanti, e le cose gli erano andate talmente bene che per riconoscenza lui aveva voluto mettere la statua. Però per dire, ci sono anche aspetti curiosi che sarebbero anche interessanti, perché poi ti dicono prima di tutto quale fosse l'importanza di quell'animale. Che il loro lavoro non ci serve più, che oggi si fa prima col trattore. E poi commuoviamoci pure a pensare alla fatica che hanno fatto per 1000 anni, mentre eccoli lì che se ne vanno a testa bassa dietro la corda lunga del macello. E questa è la tua. Grazie. Ringraziamo i nostri ospiti. Grazie Beppe Baldino, grazie al nostro figurante Gilberto. Posso dire una cosa adesso? Certo. Fausto ha iniziato dicendo una cosa curiosa, che dopo 47 anni si è trovato a scrivere il libro con... Non avrei mai pensato io, dopo altri 47 anni, quando l'ho conosciuto che giocavamo a calcio, di venire qua a parlare di buoi. Corsi e ricorsi di calcio. Abbondantemente, ma ovviamente non in modo esaustivo, perché quello che abbiamo affrontato stasera è solamente una parte di quello che trovate in queste oltre 170 pagine. Fausto ne dispone di alcune copie, quindi se i presenti a fine serata hanno piacere di portarselo a casa, lo possono tranquillamente acquistare, giusto Fausto? Io chiuderei con un applauso per il protagonista della serata. Per quanto ci riguarda noi, Fulvio, nel senso, questo è il secondo appuntamento, tra l'altro un secondo appuntamento calzante, perché il primo appuntamento abbiamo parlato già a Radio Nizza, Radio Vega, e abbiamo scoperto, in realtà lo scopriamo, ma l'abbiamo raccontato, che Radio Vega è nata giusto in quel condominio di fronte a Umberto I. Il secondo appuntamento siamo venuti col bue grasso e in qualche modo siamo tornati a quello che era un macello. Quindi, come dire, qui l'ERCA in questa rassegna estiva si trova sempre a casa. Adesso faremo le nostre valutazioni e vi faremo poi sapere prossimamente se ci saranno in questo mese di agosto che si avvicina altre serate. Intanto abbiamo... per chi non l'avesse ancora vista, sicuramente fino a questa domenica abbiamo la mostra dalle 4 alle 7 tutti i giorni all'Auditorium Trinità, su un po' di fotografie rare di Umberto Eco, scoperte un po' in modo particolare grazie ad Andrea Nosenzo, figlio di Carlo Nosenzo. Quindi abbiamo scoperto, stiamo cercando di riscoprire un po' questa adolescenza nicese di Umberto Eco. Umberto Eco che tra l'altro frequentava anche lui la zona dello stradino di Via Umberto I, quindi come dire, abbiamo posto, come dire, questa zona di Nizza assolutamente al centro dell'attenzione. Esatto. Va bene, grazie.